Original Calafro, insieme a Reggio a Canestro, originale combination, direttamente dal sud. Sentila! E poi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più presto e rodemo te. E poi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più festero de modè. Dal web alla curva, la folla che surla, gente in doppia fila ma non scatta la multa, la palla nel cielo, un solo gesto, un terzo tempo, ehi, troppo netto, per tutte le squadre del tuo circondario, per ogni avversario, ehi, sarà un calvario, calabresi NBA, se ci sei, Reggio a Canestro e Calabro e DJ, vai! Se vuoi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più festero de modè. Se vuoi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più festero de modè. Pronto per la gara, perché la sorte a volte amara, lascia una vita in pace, solo tre secondi in aria. Ti dice il 5, ma se l'anima lo spinge, moltiplica per 1000, quei 6 metri e 25, questione d'attributo, chi sta in campo e chi seduto, la regola qui è prenderla e metterla nel buco, e non contare i falli, anzi se devi farli, colpisci il destino, mancino, come Chris Mullin, imponiti coi gomiti, con mani ed occhi aperti, lascia solchi con le Ewing sul parquet dei palazzetti, rimango diffidente, vista l'ironia dei tempi, sorrido alla gente, solo se indosso il paradiso. Lo faccio per le folle, b-boy, wanna be bolle. Questa samba scanna chi c'ha karma e gamba molle. Guardiani del playground, non signorine isteriche. Difendi passa e tira come big concetti e metriche. Se vuoi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più festero de modè. Se vuoi lo sport il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro, tirala da tre, sai che cosa c'è, il portale più festero de modè. Lo show, kick and roll, MSI ma un corso flow, passa e dribbla, poi la tripla e si infiamma il palasforte, il coach chiama lo schema, 24 atti, i miei palleggi del playmaker che scandiscono i miei battiti, non è tachicardia, non so neanche io cos'è, ma è amore, il rumore delle suole sul parquet, il sudore della fronte, testimonia la pazzia, che se salto e tocco ferro non è per scaramanzia, ho la palla in mano e assaporo ogni sospicchio, corro il rischio e colpisco fino a quando sento il fischio, ed il cronista in radio commenta in diretta come Armstrong i miei tre passi dentro la lunetta, il gioco e le sue regole, come nella vita io vado avanti tra risa e pianti ad ogni partita e guardo indietro i miei ricordi mentre cresco e le mie migliori azioni solo su Reggio a Canestro. Buonasera, buonasera a tutti da Giovanni Mafrici, questo è Tour in Basket, parleremo di pallacanestro addirittura per 2 ore. Buonasera anche a Carlo Vetere. Ciao a tutti. Aspettiamo il nostro commentatore Gioacchino che sta trattando un americano per la viola, così ci hanno detto. Infatti sarà impegnato in qualche trattativa a colpi di unghie di mignolo, conoscendo Gio, quindi... Sicuramente, allora parleremo chiaramente di viola, questa è una puntata speciale, tutta colorata di nero arancio, gli argomenti sono veramente tanti, il primo chiaramente è l'accesso alla Lega 2 Silver, un accesso che rende onore al lavoro di una dirigenza, di una squadra che ha dato veramente tanto in questa stagione agonistica. Parleremo chiaramente anche di DNC, del basket americano, perché sono in corso i playoff, e della Lega A, perché in questo momento si stanno giocando proprio i playoff, anche con qualche protagonista ex viola, non dimentichiamolo. Partiamo chiaramente dalle feste, è tempo di torte, è tempo di champagne, come vuole sempre sottolineare il capitano della viola. Partiamo da una maglietta, niente impossibile, scritto in inglese, sì. Champagne. Ma perché non lo sai dire in inglese? Ma sì che lo so dire, Carlo, dai. A proposito di inglese, chiaramente dobbiamo un attimino cominciare ad intensificare l'inglese, perché nella prossima stagione ci saranno 2 americani. Ah, perché la viola, se non vado errato, è stata promossa in Lega A2. Sì,
Silver. Silver, allora facciamo un attimino un po' di chiarezza per i profani, per i profani della pallacanestro. Ne volevano sapere anche prima un collega proprio qui a Radio Turing, che cosa è successo? Innanzitutto, allora, riforma dei campionati. Partiamo da un presupposto, la Viola è in A2. Adesso partiamo dalla riforma dei campionati. E non è una cosa da poco, diciamo. Assolutamente, però è in A2. Quindi partiamo da qui. Io parto facendo i complimenti ad una dirigenza più che appassionata, sperando che possa trovare la voglia e le energie per non rimanere mai da sola, perché onestamente sarebbe realmente un peccato non vedere continuare una splendida favola vista al Palabotteghelle in questa stagione, in queste domeniche, caro. Ma guarda, si sono programmati un intero percorso da questa nuova dirigenza Viola. Hanno programmato un percorso che fin oggi in 3 anni ha dato degli straordinari risultati, coronati quest'anno con la promozione in A2 Silver. Ovviamente il pubblico è ancora un attimino scettico sul lavoro fatto finora, non è più il nome di richiamo. La società Viola non attrae più quelle folle al palazzetto, ricordi 2 ore e mezza prima al Palasport di Pentimere per andare a prendere un posto, però i risultati gli stanno dando ragione. Hanno iniziato con un po' di scetticismo, mi viene da pensare, anzi posso dirlo con assoluta certezza, perché dopo 3 anni abbiamo la prova provata, c'è stata una questione di territorialità. La dirigenza Muscolino, Campisi, Condello non è mai stata ben accettata all'interno del panorama reggino, ma per una questione a mio avviso forse becera, perché magari sì, sono di Gioia Tauro, però ovviamente Gaetano Condello, che poi tra l'altro è l'ideatore, possiamo dire la testa di questo progetto, è cresciuto all'interno delle giovanili della Viola. Cioè, ha fatto la trafila fino a diventare un ottimo giocatore di pallacanestro, adesso dirigente. I risultati gli stanno dando ragione. Io spero che comunque continuino, perché l'entusiasmo c'è, al di là che le istituzioni si possano avvicinare oppure no. Io spero che comunque possano procedere in questo percorso, sempre positivo, perché tendo a ripeterlo, i cui risultati gli stanno dando ampiamente ragione. Ma sicuramente, se poi analizziamo che eravamo super soddisfatti dopo l'annata di Coach Fantozzi con i vari Ricci, De Gregori, te la ricordi benissimo, con la finale persa con Capo Orlando, allora, nella passata stagione 2 finali perse vuol dire diventare leader nuovamente all'interno della DNB. Stiamo parlando di finale playoff a gara 3 addirittura, sì. Quindi voglio dire, per un soffio, squadra ovviamente più attrezzata, quelli di Agrigento, però tanto di cappello agli avversari, comunque grandissimi gli sforzi che hanno fatto i reggini in quell'anno. E poi in questa stagione è arrivato questo ottimo piazzamento in campionato dopo un avvio sicuramente deludente, una riscossa fatta deludente. Di un restyling totale nella squadra con l'arrivo del nuovo allenatore Francesco Monticello, restyling totale e cavalcata verso un piazzamento che significa Lega 2 Silver. Posso spiegare che cosa significa adesso? Allora, Lega A2 Silver. Allora, spieghiamo il tutto. Allora, la FIP ha stabilito che la Serie A1 rimarrà tale, dunque Lega professionistica. Sì. La Serie A2 dell'ex presidente Bonamico non sarà più tale, ovvero non sarà più professionistica. Che succede? Nascono 2 nuove leghe, la Lega 2 Gold e la Lega 2 Silver. Chi è attualmente in Lega 2 finirà nella Lega 2 Gold, chi è attualmente in DNA ed ha ottenuto appunto l'accesso alla Lega 2 Silver o al playoff, volerà in Lega 2 Silver, eccezione fatta per la squadra vincitrice dei playoff tra Torino, Casalpusterlengo, Matera e chiaramente Agrigento. E dunque, cosa arriva prima Gold e poi Silver? Assolutamente no. Le promozioni sono pari da una parte e dall'altra, ovvero la squadra che vincerà al termine del campionato la Lega 2 Silver, che arriverà prima, andrà a disputare i playoff con le prime 7 squadre della Gold. Una squadra tra queste andrà in Lega A. Allo stesso tempo, al termine del campionato di Lega 2 Silver, dalla seconda alla nona, playoff con un'altra promossa. Sì. Dalla Lega 2 Gold 3 squadre verranno retrocesse in Lega 2 Silver, dalla Lega 2 Silver 3 squadre verranno retrocesse in DNB.
è Lega 2, Carlo. Allora, quindi tu mi stai dicendo, dalla Lega A2 Silver ci sono ben due possibilità di poter accedere direttamente alla serie A1 professionistica. Sì, assolutamente sì. Quindi svelato tutto l'arcano. Molto bella, secondo me, l'opportunità di vincere il campionato di Lega 2 Silver e andare a fare i playoff con la Lega 2 Gold. Ricorda un attimino come quando tanti anni fa la Viola vinceva la A2 e andava a fare il playoff con le grandi della Serie A. È vero, è vero. Anche questa era una formula di un circa forse 15 anni fa. Sì, sì, sì. Questo è chiaramente, a mio avviso, un tocco retro d'impatto, come un tocco retro l'inserire due americani nelle formazioni sia di Lega 2 Gold che di Lega 2 Silver. Perché vengono inseriti gli americani? Non per togliere posto agli italiani, anche se così sarà, purtroppo. Però servono per dare una nuova linfa, un nuovo entusiasmo che probabilmente i giocatori d'oltreoceano possono chiaramente dare, ripercorrendo quelle gesta che a Montecatini potevano fornire i vari McNeely, eccetera, eccetera, a Reggio Calabria, Caldo e le Hughes. Una forma di spettacolo comunque. Tutti gli americani, o quantomeno la maggior parte degli americani che sono sbarcati qui in riva allo stretto a giocare nelle file della Viola, ne abbiamo un ottimo ricordo, e sono stati sempre americani o quantomeno tra virgolette stranieri di prim'ordine. A me ad esempio viene non americano, vabbè, l'indimenticato Sasha Volkov, oppure tra gli americani ne abbiamo avuti talmente tanti che tra l'altro si perde il conto. È stato bello, durante la cronaca diretta in streaming dell'ultima di campionato sono arrivati i saluti di Dean Garrett direttamente da Las Vegas. A proposito di americani, veramente, insomma, importanti. Domani la sua intervista firmata da Nino Romeo sarà su Reggio Canestro, un gran bel colpo, ci racconterà un attimino i suoi ricordi di Reggio Calabria, ricorda un locale che sta qui vicino veramente in maniera nitida. Ovvero? Non si può dire, è un locale, un bel locale onestamente. Ah, qui vicino sta. Sì, salutiamo pure Giulio che ne sa qualcosa. Almeno, comunque si ricorda, mi ricordo Garrett e aveva tutti i suoi amici dietro il canestro che erano di un colorito, nel senso come spirito, come animazione, erano qualcosa di fenomenale. Ogni canestro di Dean Garrett passavano praticamente, saltavano con birre, venivano al palazzetto. Birre e popcorn. No? Un grande Dean Garrett ha fatto benissimo sia con la Viola sia poi a Pesaro nel video che hai messo poi tu su Facebook. E poi anche oltreoceano, è andato in NBA ad età matura, 30 anni. Matura con i Minnesota Timberwolves, anche lì ha avuto ottimi feedback. Si è dimostrato comunque un americano, un problema con i tiri liberi, però stoppatore, schiacciatore, un intimidatore d'aria. Li tirava sicuramente meglio di Mike Brown i tiri liberi. Ma a livello di stoppate e schiacciate penso era il numero uno. Era il numero uno, assolutamente. Assolutamente, e anche lui nell'intervista che andrete a leggere ricorda, come ha fatto Donato Avenia proprio qui su Turin Basket, il suo ritorno da avversario a Reggio Calabria con la maglia della Scavolini Pesaro. Donato era chiaramente col messaggero, ha detto: è stata per me un'emozione, stavo quasi per piangere, non ho mai sentito tante persone gridare solamente per me, solo per me, ma da avversario. Guarda, ma io ricordo sempre la partita con Treviso, vabbè, ma nulla che in quel caso era Treviso, quindi una schiacciata di Dean Garrett, poi aveva il modo di incitare il pubblico, Dean Garrett con quelle lunghe braccia alzate dopo uno schiaccione a due mani, e c'erano 8500 persone che alla schiacciata di Garrett si sono alzate tutte in piedi, e questo era un trascinatore, cioè la gente amava queste cose, ovvero una persona che si buttava e che dava qualsiasi cosa per la squadra, americano o non americano. In questo caso americano era ancora più apprezzato, perché vuol dire che non era qui mercenario soltanto per un contratto, però anche l'emozione che ha provato a tornare da avversario, è stata fenomenale. Adesso chiaramente pausa pubblicitaria. Un nuovo bar sta per... Eccoci nuovamente in onda con Turin Basket. È arrivato il primo nostro ospite, ma non è un giocatore di basket, è Gioacchino Granata, che stava cercando l'americano per la Viola. Buonasera Gio. Buonasera. Ma riuscirai a trovarlo più forte di Garrett? No, più forte di Garrett non credo di riuscire, onestamente. Però, no, a parte gli scherzi, penso che la scelta degli americani
sia fondamentale nella prossima stagione. Abbiamo visto come storicamente, diciamo, anche negli anni passati la Viola ha sempre fatto del gruppo di italiani il proprio punto forte, affiancati da due americani top, diciamo così. In effetti è raro ricordare degli americani sbagliati nella strella Viola. Ma anche quest'anno, ma per la cabina di regia, Viola, l'americano da Bologna che andrebbe bene. La Viola quest'anno aveva un americano. A me andrebbe benissimo un americano da Bologna. L'americano. Ma ce l'avevamo? Ma ce l'abbiamo in linea forse, ragazzi. Alessandro, ci sei? L'abbiamo perso, ragazzi. Ci sei? Sì, sono qua. Ah, meno male. Dove io speravo ti avessero rapito gli alieni, veramente. Senti, ci spieghi un attimino come funziona. Ora, adesso ci hai portato in Lega 2 Silver, e quindi che succede? Che succede io? No, aspetta! Ce lo puoi ripetere, l'abbiamo capito bene. Non ho sentito bene. Succede che adesso, niente, adesso andiamo a festeggiare a Malta, e poi vediamo poi come... Mi sa che festeggia nel casino di Malta più che voi. Andiamo a festeggiare questa Lega 2 Silver, e vediamo come si procede. Allora, Reggio Calabria è stata terra di grandissimi playmaker. Onestamente la gente si è affezionata parecchio. Domenica, un gran bello striscione tutto per te. Alessandro, un attimo di pelle d'oca domenica? Ma sì, obiettivamente sì, perché io poi non sono tanto bravo con le parole, però una cosa così non mi era mai successa a me, quindi non me ne fate tenere d'affetto così grande. E ho veramente emozionato, perché lo striscione, la targa, gli applausi, tutte queste cose ti fanno sentire che sei voluto, che la gente ti vuol bene in un posto dove giochi, e secondo me vale molto di più di tante altre cose. Si parla di un gruppo fantastico, è vero che andate tutti quanti insieme a Malta? Sì, andiamo tutti. Mi dispiace che non verrà con noi Giovanni, perché per ovvi motivi, perché è in stampelle, però sì. È una squadra che sta un anno insieme, poi dopo una settimana va in vacanza insieme, ho mai visto. Non viene Daniele Sacca, però. Ma quello era vietato. Non l'hanno fatto salire. La Malta Airline proprio non ha messo Sacca, povero Daniele. C'era la scritta vietato l'ingresso ai cani e a Sacca, se non sbaglio. Io è da più o meno 5-6 mesi che non lo vedo, se voi avete notizie... Vai, mettiamo su chi l'ha visto, ci sarà uno speciale, perché poi combacia questo tuo 5-6 mesi che non lo vedi con un avvenimento, no? Povero Daniele. Sì, no, però, sì, questo sono consapevole, però anche risponde ai messaggi ogni tanto, no, è proprio morto, saccaccia. Oh, ti sono rimasto solo io, pensa come sei combinato. Malissimo, quello malissimo di tuo. Dai. Proprio, dobbiamo trovarti un altro compagno per... Ti ho anche rubato il posto all'osteria, o pensiamo come sei messo. Beh, ormai, infatti io me ne sono andato mestamente dopo mezz'ora. quindi vedi quello che devi fare l'anno prossimo, trovati una squadra lontano da qua, va? Adesso vediamo, dai, adesso a parte gli scherzi, sto parlando con la società in questi giorni, adesso... Vedremo cosa succederà l'anno prossimo. Io posso dire solo che qua mi sono trovato bene e non posso promettere di restare, cose varie, perché non ho idea, però ci tenevo a ringraziare, insomma, pubblicamente tutti voi, ma anche tutto il pubblico che mi è stato molto vicino e che mi ha fatto sentire, diciamo, come a casa, dai. Ma senti, alle due parti si dice che la Fortitudo ritorna da qualche parte. Ma questo, sono contentissimo di questo, nel senso che sembra che sia tornata la Fortitudo vera, insomma, che non è quella che giocava in Lega 2 quest'anno. Mm. Che sembra di sì. Adesso c'è il nuovo presidente, c'è un tifo che sembra un unico tifo, che era la cosa un po' che divideva Bologna in due parti. E ci vuole un po' di tempo, penso. Adesso c'è ancora un po' di casino, insomma, non ci sono ancora i ruoli definiti, se non si sa che serie faranno, però intanto la cosa fondamentale è che ci sia una Fortitudo, e da lì si può tornare a, tra un paio d'anni, magari a giocare al derby con la Virtus. Ale, ti posso fare un regalo? Sì.
Allora, ti ricordi quando sei venuto qua, abbiamo fatto la bella trasmissione con Pozzecco? Sì. Ti ricordi quando hai aperto la porta? Quando? Quando hai aperto la porta di Radio Touring a Modena. Ciao Alessandro. Ciao carissima, come stai? Va bene, grazie. Ho saputo che ti sei infortunato, mi dispiace. Sì, ma adesso sto bene. Ah, meno male. Quando vuoi puoi tornare, eh? Perfetto, perfetto. No. Vabbè, Alessandro, ci vediamo mercoledì, va bene? Mercoledì prossimo. No, veramente, Pietrino. Io... Vedi che vogliamo un completino, uno per uno, eh? Va bene, tre completi, quattro completini. Ok, perfetto. No, va bene uno. Per chi, scusa, Sara? Va bene, ciao Alessandro, ti saluto, ciao, un bacio, ciao. Ciao. Presto, ciao. Ale, in bocca al lupo per tutto, mi raccomando, rinnova bene con chi vuoi tu. Comunque sapevo che avevate delle brutte persone, adesso... No, ma guarda, è stata una cosa estemporanea, per niente organizzata. Immagino. Io non ne sapevo niente, giuro, lo sai che... Ecco, te sei l'ultimo che deve parlare. No, infatti non ho parlato. Infatti non ho detto niente, non sapevo niente, sono rimasto meravigliato come te, guarda, no, che sia chiaro. Va bene. Oh, vedi che, ora, a parte gli scherzi, ho parlato con un altro paio di cani della squadra. Ma c'è una persona. e siamo rimasti che mercoledì prossimo... sarete qui presenti fisicamente, visto che oggi eravate tutti impegnati. Io mi sa che vado via. Ma tu direttamente? No, nel senso che mi sa che la prossima settimana, quando torniamo, ma cioè, mercoledì prossimo voi, cioè noi dobbiamo venire dalla radio? Ale non può, che c'è l'Europeo Under 16, vero Ale? Dai, fai il serio un momento, lo sto invitando in diretta. L'Europeo, Giorgio. L'Europeo Under 16. Usando la radio per fini privati. Stiamo invitando ufficialmente mercoledì prossimo, se sei ancora a Reggio, e soprattutto chi di voi sarà ancora a Reggio, speciale puntata stavolta con presenza fisica, giusto per fare un po' di confusione. Siete in difficoltà. Vabbè, adesso vedo, dai, vi faccio sapere. Dai, si tiratela un altro po', ma no, tranquillo, che se voi ti preghiamo... qua l'anno prossimo, stai tranquillo che ti faccio trovare. Se voi ti preghiamo un altro poco. No, ti aspettiamo, dai Ale. Va bene. Ciao Ale, un abbraccio. Ciao, salutiamo ragazzi. Ale, ciao grande. Ciao ragazzi, ciao. E continua il nostro speciale Viola, praticamente li sentiremo un po' tutti, vediamo chi è disponibile e chi no, perché sono in partenza, vanno a festeggiare, beati loro, Gio. Beh, se lo sono meritato, adesso sinceramente li invidio un poco, perché per loro adesso è il momento migliore, per qualsiasi giocatore di basket più o meno. Periodo in cui finisce il campionato e gli obiettivi sono stati raggiunti, è un bel momento, ci si rilassa, si ricaricano le batterie per quella che comunque sarà una stagione lunga, quella del prossimo anno, perché indipendentemente da chi va, chi resta, chi viene riconfermato, chi andrà a giocare in categorie superiori, sarà un'annata particolare, cioè si ritorna a quella che una volta era la 1, la 2 di una volta, ossia due stranieri, un nucleo di italiani, e bisognerà allenarsi il doppio e soprattutto, ripeto, bisognerà indovinare sin dall'inizio i due stranieri che saranno determinanti secondo me. Questo secondo me sarà uno degli argomenti del basket mercato, girano varie filosofie come prendere un americano soltanto e aspettare chiaramente l'arrivo del secondo strada facendo, magari prendendo un buon comunitario. Chiaramente dipende dalle situazioni e dalle opportunità di mercato, sono sicuro che alla Viola non staranno a guardare. Nel frattempo chiaramente si respira già aria di grande basket. Se prima insomma era poco amplificata questa Viola in città, adesso insomma sta crescendo tutto il movimento. Sì, ma è solo l'inizio, diciamo che the best is yet to come, per usare un po' di inglese, perché il meglio deve ancora venire. Secondo me questo, mentre venivo qui in macchina, sentivo i vostri discorsi alla radio, sentivo giustamente Carlo che diceva un progetto nato 3 anni fa. E, vedete che 3 anni nello sport non sono niente a questo livello, ossia in 3 anni siamo riusciti ad arrivare a 2 finali per salire appunto in B1, ma indipendentemente. Ma 3 anni comunque? Sì, no, appunto, 2 anni di finale, un anno in cui, vabbè, partiti come siamo partiti, c'è stato questo rinnovato entusiasmo, questo miracolo sportivo di una salvezza,
che nessuno poteva pensare, e soprattutto veramente siamo stati a un paio di fischi arbitrali, perché di quello si tratta, play-off. Dai playoff, perché se a Bari e in casa contro Casal Pusterlengo alcuni fischi fossero arrivati a nostro favore anziché contro, poi onestamente sono convinto che staremo parlando di altro. Ma detto questo, abbiamo, io dico, usiamo, diciamo, questo parola, abbiamo come viola, no? Come regge, costruito qualcosa di importante che non va perduto, come giustamente dicevate voi. Bisogna avere, secondo me, pazienza, cioè la prima cosa che dobbiamo avere noi tifosi, noi addetti ai lavori e tutto l'ambiente, è avere pazienza, cioè anche l'anno prossimo, magari si dovesse partire non a 1000 all'ora, o si dovesse trovare qualche difficoltà, o qualche giocatore non dovesse rendere per come si pensa, bisogna avere pazienza, perché se ricordiamo... Anche mi ricollego al fatto di avere pazienza, anche al fatto di anche se l'aiuto delle istituzioni, le tanto decantate istituzioni, non dovesse arrivare, continuare a lavorare, quello che io mi auguro che la dirigenza faccia, che continui a lavorare se questo arrivo morale o economico arrivi oppure no, perché i risultati gli stanno dando ragione. Stanno lavorando veramente bene, io spero che questo entusiasmo che hanno messo in questi tre anni non lo scemi mai. Io mi auguro che comunque qualche politico, qualche personaggio istituzionale di rilievo si accorga che questo progetto è valido, si accorga che i risultati che hanno ottenuto sono più che ottimi, in una terra, non vorrei fare vittimismo, che soffre di difficoltà atroci. È ben più gravi del basket. È ben più gravi della pallacanestro. Però quantomeno, lo diceva anche Donato Avenia, lo diceva anche Tonino Zorzi, lo sport è un ottimo veicolo per uscire da alcune impasse. Lo sport è un ottimo, come è un ottimo volano. In passato, come anche perché poi infatti, come voglio dire, ovviamente la cosa senza la quale non ci si può muovere sono i soldi, però in questo momento di difficoltà dove i soldi non ci sono per nemmeno per le necessità primarie, la città è direi anche un po' pretenzioso pensare di poterli avere per il basket o il calcio o il ping pong. Qual è il discorso? Che sono le idee, la collaborazione che può ovviare alla mancanza di fondi, ossia se faccio un esempio così su due piedi, se ho bisogno di una palestra per fare un allenamento in più, anziché dover andare a fare 1000 domande, 100 firme e quant'altro, si può tentare di fare un discorso già dall'inizio, ok, questa palestra va a Tizio, quella va a Caio, cioè. Ma è giusto un esempio per vicinanza, la vicinanza istituzionale che molte volte Gian Cesare Muscolino, il presidente, ha lamentato, cioè gradiva, non è la vicinanza economica, perché quantomeno mi ricordo 3 anni fa alla prima conferenza stampa noi teoricamente non abbiamo bisogno di fondi istituzionali, se questi dovessero venire ben venga. La vicinanza che si aspettava Gian Cesare Muscolino, Gaetano Condello e tutto l'entourage era soprattutto quello, possiamo chiamarlo morale, logistica e collaborativa. La vicinanza di collaborazione da parte delle istituzioni, ovvero io mi ricordo sempre quell'esempio perché è stato lampante, quando giocò a Modena la Viola e Gaetano Condello andò per chiedere quantomeno il parcheggio della scuola superiore Ferraris, perché quantomeno al Rione Modena, al centro Viola, tutte le macchine era un pochettino logisticamente scomodo, e gli fu vietato, cioè ha trovato porte chiuse, muri su muri, e questo un attimino scoraggerebbe un po' chiunque. La vicinanza che chiedeva comunque Muscolino era questa qui essenzialmente, poi se dovesse arrivare anche quella economica, ma questa a mio avviso dovrebbe essere però un discorso valido non solo per la Viola, che per la Viola ha maggior ragione, ma per tutti. Per tutti, anche tra tutti, cioè, perché ricordiamoci, non bisogna solo pensare alle istituzioni, a Tizio, a Caio, dico anche tra società, a maggior ragione in questo momento di difficoltà, bisognerebbe fare fronte unito e tentare di venirsi incontro. Io non posso, faccio un esempio, giocare un lunedì, va bene, facciamo martedì, è inutile impuntarsi per esempio anche per la partita di promozione che non frega niente a nessuno, cioè anche se anche in promozione l'esempio sono
la squadra come la Cleos di Lazzaro, che ha fatto veramente un signor progetto, soprattutto anche nel sociale, con il basket in carrozzina, che è molto interessante. Però voglio dire, salutiamo Antonio Gugliandro. Antonio Gugliandro e tutte le persone che sono dietro a questo progetto. Dico, anche in quel caso, cioè, venirsi incontro, inutile farsi dispettucci, inutile tifare contro il fallimento della Vissa anziché dell'Olympic anziché del Botteghelle o il Renzi. Mi ricordo sempre quel detto: io posso perdere tutte le partite, ma contro di te devo vincere. Questa è la sintesi. La sintesi della mentalità sbagliata che abbiamo da noi. Da quella, cioè, e questo della piazza, da mentalità da piazzetta. Da piazzetta, che si rispecchia anche a livello giovanile. Ad esempio, io ho un gruppo 2000 fortissimo, il mio vicino c'ha un gruppo magari dello stesso anno più scarso, ma c'ha un giocatore valido, non me lo darà mai per giocare con i miei. Ed è questa una cosa che per il male del ragazzo, cioè dallo per al il mio orgoglio, per il male del ragazzo. Esattamente. A proposito di collaborazione, sembra che qualcosa si stia muovendo per la concessione proprio alla Viola Basket del centro Viola di Modena, dopo 3 anni di richieste, tentativi, ammiccamenti e quant'altro. Era presente alla partita il presidente della provincia Raffa, lungo dialogo nuovamente col presidente Muscolino, si dice che siano a buon punto, così dichiara il presidente della Viola. Speriamo che almeno questo primo passo possa andare in porto. Questo e altro, tanti ospiti dopo la pausa pubblicitaria. La tua macchina da cucina. Eccoci nuovamente con Turin Basket. Chiaramente l'ultima partita è stata abbastanza simbolica, anche se guardando gli occhi e la furia di Coach Ponticello negli ultimi 30 secondi dopo il canestro di Cortesi, cioè, tanto amichevole non era. Avevano avvisato che era finito il campionato e non era la gara 7 per vincere il titolo NBA. L'ha presa male, è stato anche ammonito dal giudice sportivo. Sì, fantastico. Era carico. Fantastico. Questa è la testimonianza che è proprio un allenatore serio, un professionista serio, ma questo è stato un segnale che ha dato tutta la squadra. E nessuno ha voluto mollare, nessuno ha... anche se la partita poteva servire molto più, diciamo, agli avversari che a noi, ma volevano tutti vincere, volevano tutti dare... Un bel messaggio anche al pubblico, e soprattutto la dimostrazione che il basket sinceramente è uno sport nel quale non si l'accordo, l'inciucio non si incontra, perché comunque anche i giocatori che si conoscono tra di loro non vanno a fare favori o regali agli avversari, cioè lottano fino all'ultimo pallone e sportivamente si danno la mano. Piccola parentesi, ci trasferiamo per un attimo alla DNC, risultati di semifinale. Cus Messina chiaramente passa il turno in scioltezza, affronterà Gela, passa il turno contro la meritevole Nuova Jolly. Dall'altra parte del tabellone, Derby vince Catanzaro dopo un 1-0 iniziale a favore di Reggio Calabria, sfondare del bis. La remontata dei Catanzaro. Esattamente, la remontata dei Chiarellas Boys che passano il turno. Beh, allora, col senno di poi, che è facile parlare col senno di poi, direi che sommando tutta la stagione, le precedenti sfide tra le due squadre, direi che è meritato il passaggio del turno di Catanzaro. Però va dato merito alla Vissa, a questa Vissa che in gara 1 e fino all'infortunio di Zampogni in gara 2 ha veramente avrebbe meritato di passare il turno, e soprattutto ha tenuto a bada una Virtus Catanzaro, che una Planet Catanzaro che fino a questo momento aveva strabiliato tutti, fondamentalmente è stata la rivelazione del torneo, a parte Cattani, una squadra completamente fatta di giocatori under 23, veramente un nucleo di giovani prodotti in casa, che ha impensierito anche formazioni più blasonate e soprattutto più costose. La Vis ha pagato, come era preventivabile, l'infortunio di Zampogna, purtroppo un infortunio serio, che speriamo possa risolversi al meglio possibile e possa
permettere comunque a Stefano di ritornare in campo, uno dei migliori playmaker a mio avviso. Io mi ricordo su questo, facciamo in bocca al lupo chiaramente a Stefano e poi doverosamente a il capitano dell'ultima Lega 2 della Viola, per me capitano sempre, Giovanni Rugolo, sì, che purtroppo si è perso la festa, i festeggiamenti, il finale per questo maledetto non sarà felice anche Gianni Rugolo, però penso che l'entità dei due infortuni sia diversa. Rugolo, se non sbaglio, ha avuto già operato al menisco e dovrebbe essere, diciamo, i tempi in un mese e mezzo dovrebbe essere riabile. Per Stefano probabilmente le cose sono un po' più complicate, speriamo bene. La forza di volontà, voglio dire, di Zampogna è notevole. Sono sicuro che abbiamo in linea un nostro nuovo ospite. Innanzitutto lo facciamo in bocca al lupo a Giovanni Rugolo. Eccoci qua. Francesco, buonasera. Buonasera. Salutiamo Francesco Quaglia. Ciao, buonasera a tutti. Partiamo da Giovanni Rugolo e da un buon in bocca al lupo per lui che si è perso purtroppo tutta la festa. Sicuramente un grandissimo in bocca al lupo a Giovanni, perché da parte mia, e credo comunque di rappresentare anche un po' tutta la squadra, perché tutti comunque si stringeranno a lui in questo momento purtroppo per lui difficile, siamo dispiaciuti, però conosciamo comunque la grandissima forza di volontà di Giovanni e siamo sicuri tutti quanti che si rimetterà in fretta al 100% di terminale. Francesco, ma dopo le prime 8 giornate, anzi 9, ti saresti mai aspettato quello che poi è successo? Allora, io ti devo dire la verità, sinceramente sì, nel senso che comunque io avevo visto questa squadra allenarsi da agosto e comunque non potevamo essere quelli delle prime 9 partite, quindi questo io ne ero profondamente convinto. Poi ovvio, magari non mi aspettavo che riuscissimo a fare un cammino così lineare, diciamo, e con questa continuità, però comunque le qualità c'erano ed erano indubbie. Abbiamo avuto solo qualche problema in questa stagione a metterle in mostra, però dopo ci siamo riusciti e i risultati comunque si sono visti. Che dice tuo papà, vecchia gloria nell'arancio, di questa promozione? Molto 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 contento, anche perché poi dopo mi vengono in mente i fasti che aveva vissuto lui, perché comunque mi ha sempre parlato benissimo della stagione passata qua a Reggio, dove era riuscito a raggiungere i playoff, che erano un risultato storico, perché comunque si scontravano con tutte le potenze del nord e avevano fatto un grandissimo campionato, ed è molto contento che comunque pure io a Reggio Calabria sia riuscito, insomma, ad avere una stagione con un buon risultato così, insomma. Senti, ci puoi dare un giudizio sui tuoi due compagni di reparto, Fontecchio e Ammannato? Guarda, cioè, più che darlo io, credo che lo diano le partite, cioè voglio dire, le partite hanno mostrato il loro valore, le loro qualità, la loro conoscenza del gioco. Sono entrambi giocatori estremamente versatili, che credo qualsiasi allenatore vorrebbe avere in una squadra, e quindi qualità indubbie, e comunque le hanno fatte vedere in campo giornata per giornata. Comunque direi che fino adesso Quaglia, lo possiamo chiamare il professor Quaglia, un italiano impeccabile, direi l'unico in mezzo a quella banda di... No, impeccabile. Sì, promosso, si vede che studi tu. Allora, Francesco, ascoltami, durante le prime partite di campionato, come ben sai io faccio le telecronache, certo, fai una bella schiacciata e io mi esalto e dico: grande schiacciata di Ciccio Quaglia. Okay. Sono stato deriso per settimane, perché dicono che Ciccio Quaglia è un nome da tipo Cortile, Rione. No, non è un nome regino. Ma ti possiamo chiamare Ciccio? Nessun problema. No, ti dico la verità, è la seconda volta che vengo chiamato Ciccio, perché un anno avevo giocato a Massafra vicino Taranto e anche lì me l'avevano affidato come nomignolo, ed era per me una novità, però diciamo, dai, dopo un po' uno ci si abitua, ma nessun problema, dai. Senti, l'azione più bella del tuo campionato o il ricordo più bello, l'aneddoto?
tante, però io credo sicuramente i ricordi più belli sono legati comunque al periodo in cui sono arrivate le vittorie dopo quello che avevamo passato, quindi diciamo la gioia e la contentezza che abbiamo provato tutti quanti noi come gruppo a vedere che i risultati arrivavano dopo un periodo molto difficile, e quindi la gioia di aver mostrato carattere a tutti quanti e aver saputo affrontare la difficoltà nel migliore dei modi. Francesco, ma quando c'era tua pareggio Calabria c'era Lillo Barreca? Oddio, sai che non credo, sai? Come no? L'immortale! È immortale, è vero. È nato con la viola lì. L'hai vista le foto vecchie? Sì, le ho viste. Francesco... Lillo è uguale così da 50 anni. Sì, come in carta pecorito. E poi forse è nato proprio così. Senti, il curioso caso di Lillo Barrega, esatto. Senti Francesco, allora il mio momento indimenticabile invece equivale a Castelletto Ticino, penultima partita in casa della Viola, 38esimo, gira la palla per linee esterne, la palla quasi allo scadere dei 24, arriva in mano a te, mi spari una tripla da 7 metri e segni. Dopodiché, non contento, azione successiva ci hai riprovato. Sì, esatto. Quello è stato... Sì, no, perché lì avevo... E poi hai chiesto scusa. Sì, no, lì avevo visto... No, lì era contro Treviglio, scusami, non contro... Sì, contro Treviglio. Ah, Treviglio, perdonami, scusa. No, lì ci ho riprovato perché comunque... Ti sentivi caldo. Sì, poi il punteggio me lo permetteva comunque, perché eravamo... Mancava in poco, vantaggio. Esatto, eravamo in vantaggio... Di 15. Quindi ho riprovata, poi insomma anche sulle ali dell'entusiasmo, sai, quando c'è il pubblico dito e tutto, allora ti viene da provarci comunque, dai. Francesco, sei carico per Malta? Ma da dove vi arrivano queste indiscrezioni? Abbiamo parlato adesso con Piazzino. Ah, vabbè. No, sì, sono carico, dai. Alla fine credo che questo weekend tutti insieme comunque dimostri una volta di più il valore del nostro gruppo, perché comunque non credo capiti spesso che 10 ragazzi che sono stati insieme tutta una stagione abbiano magari voglia di prolungare il tempo passato insieme con un weekend così. Invece noi veramente, questo dimostra la qualità del nostro gruppo, perché veramente siamo stati talmente tanto bene insieme che ci sembrava giusto e doveroso salutarci con un weekend, diciamo, e fate lo sto sacrificio, dai, e salutate. Dai, poverini, dai. Ci deve andare. Esatto, è un lavoro duro ma qualcuno deve portare. Esatto. Francesco, ti salutiamo e ti mandiamo un abbraccio. Grazie mille, anche a voi. Grazie Francesco. E questo era Francesco Guaglia, centro della Viola Reggio Calabria, fantastico aneddoto di Lillo Barreca. Io onestamente vorrei fare i complimenti a Lillo, che ha affermato che questa è stata la sua ultima partita con la Viola, sono quella di Domenico. Sono 39 anni. Esatto, mentre io intervistavo vari protagonisti in mezzo al campo, praticamente arrivo da Nino Ripepi e mi dice: ah, ok, è l'ultima. Passo a Mario Porto, un attimino più esperto, e mi dice: vedi che saranno 10 anni che lo dice Lillo l'ultima partita. E noi speriamo che lo possa dire almeno per un'altra trentina d'anni. Assolutamente. Lillo, che insomma lo dobbiamo ascoltare a lungo, probabilmente faremo uno speciale su questo personaggio mitico del basket targato nero arancio. Per farvi capire, io all'età di 7 anni avevo il poster in cameretta standard Reggio Calabria, c'era già Lillo uguale ad adesso, identico. Infatti. Siamo nel 2013, c'ho 33 anni quasi, insomma. Un vampiro. Diamo lo spazio alla pubblicità. Vai. E domenica partiranno i playoff in DNA, dicevamo, Torino contro Casal Pusterlengo, Matera contro Agrigento. Il cuore dei tifosi dell'Arancio, terminata la stagione nella Viola, potrebbe passare a 3 rappresentanti di questa terra, ovvero a Matera abbiamo il duo coach e giocatore Gianni Benedetto ed Antonio Smorto, a Torino abbiamo Kenneth Viglianisi. Insomma, arrivassero in finale queste due, che poi sono le prime due squadre classificate, insomma, non sarebbe male per i colori regina. No, e sarebbe l'ennesima dimostrazione che Gianni Benedetto è, non voglio dire il migliore perché sono di parte allenatore della categoria, ma sicuramente tra i più vincenti
È il Mourinho della DNA. Il Mourinho della DNA, sì, ha vinto veramente ovunque è andato e tutto sommato anche quest'anno a Matera, con una squadra che, sì, una signora squadra, ma non uno squadrone, diciamo, di quelli che si pensavano imbattibili, è riuscita a portarla praticamente alle spalle di Torino e anche nella finale, diciamo, di Coppa Italia, quindi comunque una continuità di risultati e di rendimento che diciamo premiano il lavoro di questo grande allenatore. Nel roster c'è anche il giovane Antonio Smorto, reggino puro sangue, ha avuto poco spazio perché comunque, ripeto, magari in una squadra di mezza classifica forse avrebbe giocato qualche minuto in più, però secondo me, come può fargli bene a lui come a qualsiasi giorno un'esperienza fuori di casa, non può fare niente. Stesso discorso vale per Kenneth Viglianisi a Torino, che è ormai un abitué dei parquet, diciamo, ex Reggini, lui che già a 15 anni praticamente aveva lasciato Reggio, prima per Catanzaro e poi per Reggio Emilia. Lui ha avuto più minutaggio, un minutaggio abbastanza costante, 10-15 minuti di media di utilizzo. Anche lì, essere il cambio del play della formazione primi in classifica è tanto di buono e significa veramente molto. Su questo ragazzo, ricordiamo, classe 92, in parecchi abbiamo puntato sin da ragazzino, perché veramente sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale è un ragazzo super, con tanta voglia di lavorare, con tanta voglia di sacrificarsi, gli auguriamo il meglio in entrambe le situazioni. Direi che noi reggini potremmo esultare in caso di promozione sia del Torino che del Matera. E trasferiamoci invece al playoff NBA, anche qui Reggio Calabria tifa per una squadra proprio ben definita, che sono i San Antonio Spurs di Ginobili. San Antonio Spurs in difficoltà con i Golden State Warriors di Steph Curry, ultimamente c'è un po' di problematiche riguardanti la trasmissione su Sky, possiamo dire, non facciamo pubblicità. Una bella polemica. Perché praticamente sono state soppiantate le repliche, anche a volte le dirette dei playoff NBA, con gli internazionali di Roma adesso e prima l'ATP di Monte Carlo, se non sbaglio, ossia il tennis ha completamente soppiantato la pallacanestro. Ci vorrebbe una bella rivolta di tutti gli abbonati di Sky appassionati di basket. Esatto. Non ci abboniamo più. Facebook, proprio tranquillo, diciamo. Ho letto. Vedete che scrivete a me, io sono un semplice impiegato e non so darvi delle risposte. Sono completamente sparite le partite, che c'era una programmazione praticamente giornaliera, a che non si riesce più a trovare nel palinsesto una replica o un qualcosa. Infatti, ma forse abbiamo un nuovo ospite. È alto, ha i capelli rossi, gioca sotto canestro. Marco Ammannato, ci sei? Buonasera. Buonasera a te. No, ma rispondi un po' quando ti pare, voglio dire. Ma io sono impegnato. Sì, che lavori, tu stai lavorando. Sto lavorando, sì, cioè, sto lavorando sempre per il futuro. Beato te. Per Malta, Marco? Marco, venerdì sicuro. Ma senti, ma ti posso affidare una banconota verde? Me la porti moltiplicata o no? Secondo me quella, se la dai a Boom Boom, fai meglio. Ma però devo dire la verità, che te non sei male, eh? Devo dire, a basket non hai idea, però a carte dipende. Sì, ma compenso. Marco, partiamo dalla tua stagione. Allora, dopo 9 giornate si diceva che Marco Ammannato purtroppo era stato un ingaggio sbagliato, infatti poi è stato ingaggiato il fratello di Marco Ammannato. Quello buono. Quello buono, lo abbiamo detto mille volte. Tu come la vedi? No, vabbè, diciamo che le prime 10 giornate sono state dure già per tutti. Poi c'è col fatto che poi è andato via anche Mariani, cioè sicuramente io, cioè, non l'ho preso, cioè, molto bene, che essendo un lungo, se ci voleva c'è un playmaker bravo che, se sapete, c'è passare la palla e che portasse via anche dei difensori in più. Marco, ma chi te la passava la palla meglio, Mariani o Piazzino? Va bene il rapporto come risposta, Secondo me Sabatino.
Ok. Grande Nunzio. No, vabbè, a parte questo, cioè, diciamo, Cecchiale mi ha aiutato molto, perché a parte che lo conoscevo già dalla nazionale e quindi sapevo già come giocava, però cioè, diciamo, cioè, che ha dato una mano a me, ma soprattutto alla squadra, perché se hai visto c'è la differenza sia di gioco sia nei punti fatti. Marco, è stata una liberazione per te, a fine gara champagne, hai lavato un attimino tutti, me compreso, è una grande festa. No, sì, quello sì, perché siamo arrivati, diciamo, cioè, che a me sta un po' stretta la festa fatta ora, perché con la squadra c'è che hai tra le mani, cioè, secondo me poteva andare cioè, benissimo tra le 4. Peccato. E forse l'abbiamo perso, mi sa. Dobbiamo provare ancora. Beh, intanto noi bello della rete. Marco, è ci qua? Sei? Sì, io ci sono. Ah, sì, ti è sentiamo. È tornato. Pensavamo che fosse andato a schiacciare un attimino per prendere... Ha schiacciato il telefono, forse. Ma di sincero, lo hai fatto per prendere il rimbalzo offensivo? Non ho capito. Hai sbagliato la schiacciata per prendere il rimbalzo offensivo? È una questione di statistica. Una questione di statistica. Bravo, vedi, perfetto. Uso di statistiche. No, ragazzi, dai, cazzo. No, sì. Grande. Sì, ma sono arrivato lungo perché ero abbastanza stanco. Diciamo che lo sentiamo a tratti. Guarda, fossi stato in Marco Ammannato mi sarei ribellato, perché dopo quella stoppata che ha fatto, la penultima in casa, qualsiasi tipo di schiacciata, guarda, la poteva pure tirare a metà campo la Val. Ora mi senti? Sì, ti sentiamo. No, è niente, già fatto quello, cioè, diciamo, abbiamo già chiuso, cioè, un campo super, super positivo da come eravamo partiti. Peccato che se la squadra secondo me era questa da inizio anno, cioè potevamo lottare anche per il primo posto. Mm-hmm. Marco, ho incontrato tuo padre a Recanati, era molto molto contento di questa riscossa, ti ha seguito parecchio. Ah beh, sì, quello sì, ma mi segue sempre, quindi... Beh, comunque Marco, direi che della tua stagione... si possono ricordare. Mi senti, Marco? Pronto, mi senti? Sì. Della tua stagione, diciamo, si possono ricordare la schiacciata mancata, ma la stoppatona data al tabellone nella penultima partita in casa. Ah, vabbè, quello... Ragazzi, lo salutiamo, è ufficiale che lo salutiamo. Marco, ti sentiamo veramente male. Speriamo che possa venire ospite mercoledì, Marco Ammannato. Mercoledì me l'ha promesso. E infatti, in bocca al lupo per Malta, e comunque sono tutti in trattative per essere ingaggiati nella nazionale maltese, eh. Attenzione. Speriamo. Se avete bisogno di un agente, un uomo spogliatoio, lo sai, il mio numero ce l'hai, Marco. Va bene, ok. Ciao Marco, ciao, un abbraccio. Ciao, grazie Marco. Ciao. Questo era praticamente mezzo mannato per quello che sembrava quello di inizio stagione. Esattamente. L'ammannato di inizio stagione. Il gemello cattivo. Speriamo di averlo meglio, forse mercoledì prossimo. Vediamo sì, lo come portiamo funziona. Qui fisicamente. Allora, questo è il tour del nostro speciale in nero arancio, chiaramente. Si festeggia l'accesso alla Lega 2 Silver, non è una categoria qualsiasi. Ci saranno gli americani. Carlo, si parlava, ma... magari riportare a Reggio Calabria qualcuno che c'è già stato. I cavalli... Brian Oliver, l'ho visto giocare a Bagnara. Qualcuno con la carta d'identità un po' più verde, direi, di Brian Oliver. Non fare come Matteo Renzi, basta questa rottamazione. Per lui gli anni non passano, l'ho visto a Bagnara, guarda, ancora... Sì, è riuscito a perdere in promozione contro i catalani. Visti certi contro Maurizio Genovese. Non è una novità. Ma lasciatemi stare Brian Oliver, scusate. Una volta il caro Maurizio, che veramente è una persona super, scherzando in macchina di ritorno alla trasferta, mi lancia una bottiglia d'acqua piena, alla stessa distanza che c'è in questo momento tra me e Giovanni, ossia un centimetro... rischiando di uccidermi, ma per lui era una simpatica burla. No, ma infatti era... Che uomo fantastico. È riuscito a fare arrabbiare Brian Oliver a Bagnara.
A proposito di ex nell'arancio, chiaramente in questo momento si stanno giocando anche i playoff in Serie A1, ci sono due protagonisti ex viola, uno gioca a Siena, l'altro gioca a Cantù. Sfide molto combattute, Siena contro Milano e 2-1 a favore di Milano, Cantù non ce la passa meglio contro Sassari, sto parlando di Edze e Mazzarino, ma magari di averli qui. Edze direi che poteva servire alla causa sotto canestro, anche perché col dialetto lui mi pare cavasse benissimo. Sì. E Mazzarino è stato forse uno degli ultimi di quella scia di grandissimi argentini che abbiamo avuto qui, che ha avuto anche la fortuna, la bravura e l'abilità di vestire la maglia della nazionale, una nazionale che ha praticamente sfidato gli Stati Uniti a livello direi continentale insieme. Sì, Giovanni, Mazzarino è stato in nazionale, puoi stare tranquillo. Comunque adesso lo approfondiremo anche dopo la pubblicità, ragazzi, dai. Scopri Sky, oggi puoi avere Sky TV a soli 9 euro al mese per i primi 3 mesi e un... Chiedo scusa, chiedo a Venia. Allora, facciamo chiarezza, Mazzarino non ha mai giocato alla nazionale di Ginobili perché fa parte di un'altra bandiera. Erano un po' simili da dietro. Mazzarino giocava in nazionale come ala destra con Recoba e Cavani e l'Uruguay. E il pistolero Suarez, il giocatore più forte della Premier League. Francescoli, te lo ricordi? Francescoli, come no? Cagliari ha scritto pagine storiche. L'importante è fare chiarezza e capirsi. No, comunque l'unica cosa certa è che se giocasse a sinistra al posto di Alvaro Pereira giocherebbe meglio. Anche di Nagatomo. Ma già sai che aiuto. Comunque non divaghiamo sul calcio, che è il reale campo nel quale me ne intendo molto di più, ovviamente. No, lo sappiamo. Perché il basket non capisco niente. Abbiamo dei telefoni impazziti, tra qualche istante avremo tantissimo caso che fare telefonate, praticamente in braccio al microfono. No, quindi lui chiama e noi sentiamo mentre lui sta litigando con il giocatore della Viola che dice no, guarda, sono in questo momento... Non te la passo, Sara, va bene? No, lasciate stare Piazzino. Piazzino invece è stato subito disponibile. Gli altri un po' se la stanno tirando, se noi dovrei iniziare col randello e andarli a prendere a casa. Adesso chiaramente parliamo per un attimo di C regionale. Nel frattempo mi arrivano messaggi minatori dandomi dell'ignorante da parte dell'avvocato Sergio Zumbo. Ma io immaginavo, Sergio, mi accodo mi accodo a te, ho provato a insultarlo live, ma mi sembrava male. Troppo lavoro mi sta distruggendo, non sono abituato a questo. Salutiamo Sergio Zumbo, che avremo ospite sicuramente in questa calda estate che si presenterà. Il mercoledì alle 7 di sera, ragazzi, dobbiamo trovare cosa fare quando i campionati sono fermi, quindi prenotatevi e riservate un'oretta a noi. Siamo 5-6 posti qua, esatto, ogni giorno. Sta belli comodi, può portare con sé il suo talentino. Che salutiamo il tifosissimo, abbiamo visto una foto di recente del piccolo Zumbo in maglia di non è scozzese, è mezzo inglese e mezzo reggino. Più direi più reggino che inglese, si è preso dal padre. Promette bene, non è che sarà un buon playmaker. Ho visto i video di lui nel canestrino, che fa canestro con continuità, sembra lo zio da quel punto di vista. Ah, hai capito. Va bene, mi sa che ti arrivano un altro po' di messaggi minatori tra poco. Parliamo del playoff di C regionale. Villa vince una partita incredibile. Noi eravamo presenti alla sfida, batte Rende al termine di una vera e propria sfida epica. Rende che nel quarto praticamente non ha fatto canestro, negli ultimi 9 minuti ha realizzato solo 2 punti, tra l'altro divorandosi un paio di occasioni, tra cui 2 tiri liberi di Palazzo sbagliati, un contropiede di un giovane under sbagliato, e Villa ne ha approfittato, non ha giocato una pallacanestro spettacolare, ma ha giocato una pallacanestro concreta. Il migliore in campo a mio avviso è stato Lorenzo Tripodi, che ha trascinato nei momenti decisivi la squadra di casa. Piccola menzione per Renzo Postorino, che non ha giocato la sua miglior partita, però nel momento decisivo, rimbalzo offensivo, tiro libero decisivo, proprio quello che ha sparigliato un po', dando 2 possessi di vantaggio alla squadra di casa,
il Rende aveva fatto un primo tempo ottimo con un Alesse immarcabile, faceva canestro da tutte le parti, nell'ultimo quarto gli ha messo la museruola Tripodi, quindi merito particolare a Lorenzo Tripodi. E facciamo i complimenti al Villa San Giovanni sia per i meriti sportivi, vince senza Canale, Sergi, Cerami espulso al secondo quarto, sia perché Enzo Postorino, giocatore più anziano tra virgolette del torneo, andrà a giocarsi questa super finalissima contro i super lunghi del Cosenza, avrà di fronte Russo, Trombino, gente molto più alta di lui, ma secondo me ci proverà. Secondo me i rimbalzi li prenderà solo e come lui. Dice Enzo, io non mi schiantai mai nudo. Effettivamente. Beh, dopo averlo visto prendere i rimbalzi da fermo contro Dinunzio, l'americano di Palmi, che era un armadio a muro che saltava 6 metri da terra ma non riusciva a prendere la palla contro Postorino. Quelle mi sa che erano altre finali, era un livello poco superiore. Beh, direi che Palmi, Boffelli, Audax Palmi. Nell'Audax Pellicanò, Corlito, Canale, Zoccali, Muratore, c'era una squadra, Postorino stesso, Sergio e Pellicano da piccoli, Sergio e Pellicano, a Palmi c'era una squadra. Palmi erano 4 argentini più Furfaro e Falcomatà e il veterano Mauro. Sì, poi c'era Albanese. C'era Albanese, Randazzo. C'era Righetti. Nel frattempo sto ricevendo una telefonata importante. Anonima. No, è Ginai, proprio a proposito di fenomeni della pallacanestro. Ragazzi, che salutiamo Ginai, chiaro. Infatti penso che la telefonata sia per vederci, perché credo che finita la stagione andrà via il buon Gino, veramente un numero uno. E ragazzi, la bella stagione se ne va. Permettetemi di dire Ginai numero uno incontrastato, veramente numero uno delle serate. È andato in crescendo, è venuto qua a Reggio con un po' di, anche lui con un po' di scetticismo. Vuoi la timidezza, poi l'abbiamo portato il cinghiale a mangiare, quindi è riuscito, l'unico che abbia mai visto, non so se c'era Gio presente. No, io ho pensato bene di starmi essere, a casa, allora, chiuso per evitare. Allora, non voglio, riceverò veramente, mi ammazzerà dalle botte, l'unico ad avere, essere riuscito, scusate, abbattere. Essere riuscito a fare ubriacare, quantomeno Brillo, Paolo Canale. Ma Paolo non beve, che dici? No, lo so, non beve poco, però non è riuscito... Cioè, guarda, ero veramente, sono rimasto sbigottito, io a Paolo non gli ho parlato per un mese perché... Però devo dire che Ginai lo regge davvero bene. Ma sì, tra gli amici, tanto capita, si beve quel bicchiere di vino in più, ma niente. Ma senza esagerare. Siamo tutti atleti e non... Si smaltisce, il metabolismo è un po' più alto. Vabbè, dai. Comunque veramente, a parte gli scherzi, numero uno, Andrea Ginai... Il migliore acquisto che c'è, cioè, nella mia squadra lo vorrei sempre. Ma come mai? Raccontaci. No, proprio come persona, un ragazzo veramente eccezionale, simpatico. Ma che poi, sempre a proposito di Vis, abbiamo finalmente risolto l'arcano degli infortuni di Joe. Joe si è fatto male ripetutamente, anche qui in trasmissione, perché si allenava al Botteghelle, che è un campo duro, e come dice Marco Caprari, è un campo che fa male agli atleti. A parte il fatto che la Vis si è ripresa, ora non perché è dall'altra parte del vetro, quindi sto facendo la slinguassata di culo, la Vis si è ripresa da quando Joe per gli amici, si è messo ad allenare, la cosa è questa. No, però devo dire la verità, si era creato un bel gruppo, un bel ambiente, una bella situazione, ci si allenava, poi però purtroppo la buona volontà, va bene l'impegno, ma ci vuole anche il fattore C, e sinceramente quest'anno, al di là dei meriti che ci sono, vuoi della società, vuoi della guida tecnica, vuoi dei giocatori, vuoi di chi come me si allenava, tutti hanno delle colpe, però sinceramente c'è stata tanta sfortuna ancora. Non è finita, Stefano Zampogni infortunato, problemi per Semeraro, salutiamo anche lui e Gianluca Marselli, adesso sono partiti, sono andati, tornati a Ostuni, ci ha rimesso un ginocchio il povero Antonio, piccoli infortuni, anche a Zampogna stesso aveva avuto dei fastidi al ginocchio in precedenza, Ginai prima un problema alla mano, poi un problema alla schiena, tribolata, un'annata tribolata,
ripeto, gli errori ci sono stati da parte di tutti, alcune scelte, anche un po' alcune situazioni da gestione, però devo dire che... Perché, lo sai perché è un peccato? Ora, a parte quello che ho detto prima, che comunque io ci credo veramente, è un peccato perché il clima che si era creato, io ogni tanto mi vedevi sugli spalti, mi venivo a vedere gli allenamenti, onestamente tra settembre-ottobre, parte di dicembre e l'ultimo periodo, sì, c'era una differenza, l'ultimo trimestre, chiamiamolo così, ingiuriamolo in questa maniera, c'era un'enorme differenza. Io quantomeno con l'arrivo di Daniele, con l'arrivo di Daniele Sacca, che poi è una coincidenza, però a me viene da pensare questo, l'arrivo di Daniele, anche Gio, quantomeno hanno amalgamato, non sto scherzando a livello, no, ma quello ho visto una notevole differenza negli allenamenti e soprattutto nella gestione del gruppo, quantomeno non ho visto, vorrei usare un altro termine, però ora mi viene questo qua, non ho visto lo stesso astio tra giocatori, quantomeno lo stesso astio, forse è sbagliato. Sicuramente si è creato un'unità di intenti e di obiettivi. Io voglio dire che ora, a parte la mia presenza, che magari è stata casuale, però Daniele Sacca, ad esempio, è un giocatore che... ormai, voglio dire, è un classe 80, quindi ha 33 anni, è un giocatore di esperienza, un giocatore che questa categoria la conosce benissimo. L'anno scorso, non dimentichiamoci che è andato a Marsala, che era partita 0-5, hanno fatto 6 vittorie di fila quando è arrivato lui. Comunque hanno ottenuto poi un ingresso ai playoff, cosa che a inizio stagione non... Stesso discorso la VIS, si è aggiustato. Daniele è un ottimo collante, è un giocatore che non sa fare una cosa benissimo, sai, è un grande tiratore, ma sa fare tutto, sa difendere, sa portare palla, può difendere veramente in questa C1 su 5 ruoli contemporaneamente. È uno di quei giocatori, come per esempio io che sono un amante di Vittorio Soldatesca, per rimanere in tema a Regino, è uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe nella propria squadra, cioè quello che magari non ti fa 20 punti, non ti fa 30 rimbalzi, ma ti fa tante piccole cose che servono alla vittoria. Idem mi ricollego da quando Domenico De Marco, da quando è arrivato Vittorio Soldatesca alla Nuova Jolly, complice anche il cambio di guida tecnica, l'arrivo di coach Barbuto, la Jolly ha fatto un campionato super tutto e rimonta. Mandiamo il tiguino. Vai. E per ritornare alla C regionale, ricordiamo che insomma chi vincerà questa finalissima calabrese tra Nerto Scosenza e Villa San Giovanni, gara 1 in programma sabato, andrà poi a spareggiare contro la perdente del girone siciliano. In finale in Sicilia arrivano il Porto Empedocle, dove dicono ci sia un greco molto molto forte, contro il Mazara del Vallo dell'ex Gioiese, campione in carica della C regionale, James Warwick, inglese dal canestro facile. Beh sì, a sorpresa Mazara, direi una squadra forte, ma in campionato Cefalù era riuscita arrivare primi in classifica, è stato ribaltato completamente il fattore campo, 2-0 per la formazione di Mazara e partita in ghiaccio per la formazione appunto dell'ex James Warwick. In C regionale dobbiamo ricordare che giocherà l'anno prossimo la Target, grande vittoria nella finale della Serie D contro il Class Catanzaro. Partita combattuta per un tempo, poi al lungo decisivo della giovane di coach Pudorti, tra i quali spiccano le prove di Marco Costantino, Domenico Pensabene, veterano ormai, anche lui ex scuola Viola, e altri giocatori che comunque hanno fatto un ottimo campionato. Ma sicuramente è la terza promozione in 7-8 anni per la Target, chissà se avranno la forza di accedere al prossimo campionato. Una normativa federale nuova da parte della Federazione della Pallacanestro riguarda la promozione: chi sale dalla promozione alla Serie B non può rinunciare più a questa promozione. Pena, lo so bene, direi. Pena, insomma, per una serie di sfortunati o più che altro fortunati eventi, ci eravamo ritrovati ad essere primi in classifica con la mia famosa ormai Aleandre Basket. Sarebbe stato il terzo anno consecutivo che vincevamo il campionato, ma abbiamo dovuto, diciamo,
sul campo rinunciare così alla promozione, nel senso che le ultime partite sono state è frutto di un ampio turnover. È tempo di firme. Fuori al palazzetto il nostro direttore Mario Vedere ha ingaggiato un playmaker per l'estate, un playmaker campano. Un torneo estivo. L'ha visto giocare domenica per la prima volta, se ne è letteralmente innamorato. Enunzio Sabatino, buonasera. Buonasera. Ci vuoi raccontare questi retroscena di questa firma serale? Ma niente, praticamente mi ha contattato questo ragazzo e mi ha parlato di questo torneo. Credo sia molto amico del signor Gio Granata, perché ha parlato molto bene di lui. E... io non conosco nessuno in questa città, sono di passaggio. La prima cosa che mi ha detto è che sono un amico del signor Gio Granata. È l'avvocato Granata per lei. Avvocato Granata. Nunzio, sinceramente... Dal tuo arrivo a Reggio Calabria, quanto ti è cambiato la vita da quando hai conosciuto Gioacchino, l'avvocato Granata? Da quando ho conosciuto l'avvocato ho fatto le migliori serate della mia vita. Questo lo posso confermare, come anima lui le serate non le anima nessuno. Grazie, mi stai riempiendo d'orgoglio. Anzi, mi dio di più, tutte le volte che ho saputo che lui non c'era non sono uscito. Serata di clausura. Devo anche dire però che mi hai ripagato sul campo la mia fiducia. Sei stato veramente magico in alcune partite e soprattutto nelle ultime sei salito in cattedra come ti avevo predetto. Grazie, avvocato, gentilissimo. Quindi l'anno prossimo direi che è il caso che tu rimanga qui, perché quello che hai potuto vedere d'inverno d'estate te lo posso moltiplicare, perché Nunzio, io col caldo sai. Nunzio, sei consapevole che dovrei avvertire il tuo procuratore che a questo punto cambi la procura Gio è il tuo nuovo procuratore. No, stai col tuo e non cambiare mai. Me l'aveva proposto anche l'avvocato questa cosa, non fa finta di niente, ma mi sei avvicinato a chiedergli queste cose, non fa finta di niente. Nunzio, raccontaci questa tua stagione. Ma guarda, è stata una stagione positivissima, anche se devo dire che rispetto agli altri anni sono stata molto sfortunata perché ho avuto un po' di infortuni, però alla fine dei conti posso ritenermi soddisfatto perché è stata una gran stagione, anche consapevole comunque del risultato raggiunto. Senti, tu a dispetto dell'età possiamo dire che sei un po' un veterano di questo campionato, perché comunque anche ad Agrigento avevi già avuto esperienze. Quest'anno tu sei arrivato quando le cose un po' poi sono iniziate a cambiare, ma la Viola non era partita benissimo. Avete comunque fatto una grande rimonta. Sì, io direi che abbiamo compiuto una grande impresa. Quando sono arrivato il momento non era dei migliori, come tutti comunque voi sapete, però possiamo da dire che ci siamo ripresi alla grande. Una cosa che ci tengo a dire è che comunque nonostante il periodo fosse negativo il gruppo non ha mai mollato, anzi siamo stati sempre uniti con la testa, abbiamo sempre lavorato e alla fine abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ti riconfermeresti tu l'anno prossimo? Sì, io sì. E io pure, e quindi a posto, vai. Ci siamo, va bene. Nunzio, torna Napoli in Lega 2 prendendo il titolo della Bianco-Blu, andrai in Lega 2 Gold, che ne pensi? Ma io sono davvero contento per questa cosa, spero però che dietro ci sia un progetto solido e non come quello degli anni passati, perché comunque io alla mia città ci tengo tantissimo. Sono già 2 anni che ci sono state tutte queste delusioni, soprattutto l'anno scorso io sono rientrato, non sono belle cose, quindi spero che quest'anno sia un progetto solido che possa far crescere e ritornare il basket a Napoli. Sono fiducioso. Nunzio, non tutti sapranno che tu, nonostante Napoli sia una piazza cestisticamente parlando preparata, hai dovuto lasciare casa giovanissimo per andare a Siena. Consiglieresti questa scelta ad un tuo parente prossimo, ad un tuo fratello, un tuo cugino? Sì, io consiglierei penso a tutti i ragazzi 14enni, 13enni, 15enni che comunque vogliono seguire il sogno di giocare a pallacanestro. È un'esperienza che comunque ti fa maturare, ti fa crescere prima rispetto agli altri ragazzi della tua età ed è una cosa importantissima. Quindi, ti rende responsabile, maturo sia fuori che dentro al campo, quindi la consiglierei a tutti davvero. Nunzio, il frame più bello da quando sei qui a Reggio Calabria,
dentro e fuori dal campo, va bene anche una scena come vocalist in qualche locale reggino, eh? Devo dire che il vocalist mi affascina davvero tanto, diciamo che ci fa un pensierino, E invece sul campo l'azione più bella, il ricordo più bello? Ma non ce n'è uno solo, ci sono un bel po', tipo la partita con Luca, la tripla di Ferrara, l'ultima prestazione con Ferrara, non ho un'azione in particolare. Delle prestazioni, tutte azioni, dai. Direi che è il caso allora di replicarle anche nella prossima stagione. Ci penseremo. Come ormai è noto a tutti, c'è questo weekend di lavoro fuori sede che vi aspetta. Sì. Questa amichevole con la nazionale maltese, insomma. Siamo tutti concentrati per questo evento che ci attende. Ma vai vestito da pollo o ti fai riconoscere così senza dargli troppe indicazioni? Io penso che non c'è bisogno di travestire. Abbiamo detto, mi conoscono subito. Esatto. Senti, allarghiamo ovviamente l'invito, estendiamo l'invito anche a te. Qualora al rientro da questo weekend di lavoro sarete ancora qui a Reggio. E sani soprattutto. E sani. Mercoledì appuntamento qui a Radio Touring per uno speciale stavolta dal vivo con tutti i protagonisti della Viola. Sicuramente. Ciao Nunzio. Ciao Nunzio. Un abbraccio. Ciao, grazie. Questo era Nunzio Sabatino all'interno del nostro speciale Largato nell'Arancio. Anche lui numero uno, una personalità incredibile. Dentro e fuori dal campo, ora a parte gli scherzi, le serate. Ragazzi, trascinava un locale intero, microfono alla mano, il numero uno. A me piace parlare di come trascinava la squadra in campo. Sinceramente, per un ragazzo della sua età, vedere come si approcciava alla partita, come parlava faccia a faccia anche i compagni più esperti, più maturi, senza timore reverenziale, soprattutto comunque motivando determinate scelte di gioco. E devo dire poi che avere davanti un giocatore come Piazza non può far altro che far migliorare un giovane come lui. E stesso discorso vale per Ricci e Sabatino, che sono migliorati Ricci e Germani, che sono migliorati tantissimo secondo me quest'anno. Quello che in tanti dimenticano è che la Viola Reggio Calabria in questa stagione ha giocato con il collettivo, con i 10 più giovani nel campionato. Quelli che dimenticano comunque è che la Viola è in Lega A2. Sì, adesso possiamo, via. No, puoi continuare. Ma c'è qualcuno che dimentica, Carlo, ogni tanto che disconosce. Sì, sì, ma è bello ricordarlo. Lega A2 Silver, però Lega A2. Vabbè, vabbè, Lega A2. Che dovevamo fare? A2. E quindi il roster è giovanissimo, guarda. Io francamente riconfermerei gran parte del blocco di questa stagione, però sì. Conoscendo i trascorsi del direttore generale Condello mi aspetto di tutto in estate. Io spero che la zamparinite di Condello si plachi, perché comunque l'esperienza gli penso siano servite come a tutti, anche a lui, perché rifondare un gruppo ogni volta senza dei pilastri, dei punti fermi, può portare a quelle che sono state nelle ultime due stagioni delle situazioni di emergenza, che poi sono stati abili e intelligenti a cambiare in corsa. Ricordiamoci anche il primo anno con Fantozzi, c'è stato il cambio di allenatore, ma soprattutto il cambio anche di l'ultimo anno, scusate, con Fantozzi c'è stato anche il cambio di alcuni giocatori fuori. Il primo anno ci fu il cambio dopo l'infortunio a Claudio Cavalieri. Sì. Però lì ben ingaggiato Max Ruggeri, ma lì si trattava di un infortunio, diciamo. Successivamente sono l'allenatore è subentrato Bolignano, ma sono anche andati via Grilli e Cappanni, e sono rientrati Agosta e Zampogna, quindi comunque oltre in grosso, vabbè, come Under in quest'anno. Mini rivoluzione di ottobre, fuori Zampolli, Mariani e Coach Bolignano, sono arrivati Sabatino, Ricci, Rugolo e Piazza, quindi comunque a mio avviso bisognerebbe puntare a continuare quantomeno a una certa riconferma almeno su alcuni punti cardine, quelli che possono essere poi a seconda di quella che poi è l'impostazione, voglio dire, sia societaria sia della volontà dell'allenatore, quali saranno e se saranno gli stranieri che si vogliono andare a prendere. In questo caso comunque una base io la riconfermerei, anche perché
sì, sarà Lega A anziché DNA, ma molti di questi giocatori, se non tutti, possono tranquillamente trovare spazio e essere riconfermati. Poi è tutta una questione, secondo me, di scelte, di ruoli. Impostazione. Ma... Esattamente. Giovedì 16 maggio 2013, alle ore 18.45, presso la sala del Centro Sportivo Viola, si terrà la conferenza di presentazione di un'iniziativa dei tifosi alla presenza dei giocatori Marco Caprari, Alessandro Piazza e del direttore generale Nero Arancio, Gaetano Condello. L'iniziativa si chiamerà Cuore Nero Arancio, un nuovo comitato per sostenere, anche fuori dalla società Nero Arancio, proprio il progetto del padron muscolino. Chiaramente sono invitati gli organi di stampa, questo è chiaro, e anche tutti i cittadini comuni. Questo è un progetto che doveva nascere, a mio avviso, tanti anni fa, è nato adesso con tanta buona volontà. Serve l'apporto di tutti, è un progetto che in grande vorrebbe copiare, tra virgolette, quello che è stato a Barcellona nella, chiaramente nel calcio, sto parlando del Barcellona di Messi e Xavi, non del Barcellona che diciamo sta facendo quei off un azionariato popolare, più o meno quello che io sono convinto che magari forse determinate iniziative a livello italiano siano un po' più difficili. Lì il presidente viene eletto dalla votazione di tutti i proprietari di azioni, gli azionisti. Qui secondo me sarebbe interessante far conciliare quello che possa essere un aiuto concreto da parte di qualche piccolo sponsor, da parte dei tifosi, e magari un tipo di collaborazione che possa portare delle agevolazioni a chi è abbonato Viola in determinati settori, come in alcuni utilizzi esercizi commerciali. Cioè una serie di iniziative e collaborazioni a diversi livelli, diciamo, sociali, che possano agevolare l'avvicinarsi dei tifosi e nel contempo aiutare la società a autofinanziarsi. Ma purché si faccia comunque, si crei un certo tipo di movimento all'interno della città. Io spero che comunque iniziative di questo genere se ne facciano diverse. Questa è un'ottima e una pregevole mossa da parte dei tifosi, da parte anche della società. Ovviamente quello che tutti si sono lamentati, i giocatori, lamentati tra virgolette, quantomeno si aspettavano qualcosina di più, una risposta un po' più capiente, era quella di vedere un po' più di pubblico all'interno del palazzetto. Una di queste mosse, una mossa di questo genere può essere utile affinché magari venga coinvolta la maggior parte della popolazione, perché la pallacanestro la fanno in tanti, è sempre comunque uno sport seguito e anche praticato all'interno delle palestre, soprattutto come mini basket, però bisogna andare anche promuoverlo all'interno delle università, cose che hanno fatto quest'anno. Mi è uno shock vedere Caprari ad Ingegneria, cioè con tutto il non era mai stato fatto. Caprari, Ponticello sono andati all'interno delle scuole medie, anche elementari, nelle scuole elementari un boom clamoroso è stato alla palestrina Falcomatà di Santa Caterina. Cioè sono dei piccoli passi che comunque vanno fatti per cercare di coinvolgere il maggior numero di gente possibile. Io spero che continuino su questa scia, perché ad esempio parlavamo anche su Facebook, comunque anche tra di noi, il merchandising, la Viola è ferma alla Panasonic negli anni 90, dopodiché un qualche tipo di, chiamiamola pubblicità, è stata fatta negli ultimi 2 anni, grazie anche alla presenza di Roberto Aloisi, per carità, lo stesso Santo Frascati, Progetto 5, però sono sempre soli all'interno di un circuito, chiamiamolo in questa maniera. Sono soli, c'è bisogno del coinvolgimento un po' di tutti, e speriamo che comunque la gente recepisca che il messaggio promosso da questi giocatori è un messaggio positivo, ovvero venite al palazzetto, sosteneteci, perché comunque vedere una bella partita di pallacanestro, che venga la vittoria, quello che ci auguriamo sempre, che venga la sconfitta, è pur sempre un bellissimo spettacolo. Capitolo numerico. Ma anche per emulare quello che fanno in America. Ad esempio, per me la pallacanestro, io non sono un intenditore, non sono nessuno, a me la pallacanestro americana non piace tantissimo in questi ultimi anni,
però c'è tantissimo spettacolo. Tecnicamente non vedo molto... molti contenuti alla Larry molti Bird. Molti contenuti, mi tocchi proprio su un nervo scoperto, mi tocchi Larry Bird. Però a livello di spettacolo, gli americani, ragazzi, c'è proprio da fare, da togliersi il cappello, non sono secondi a nessuno. Ad esempio, bisogna emulare in queste cose gli americani, non nelle fesserie, chiamiamole per così dire. È chiaro, questo è un discorso di massima, anche se le culture sono totalmente diverse. Sì, basti pensare che nell'NCAA tutte le università d'America fanno il tutto esaurito. Ma siamo nell'era multimediale, bisogna puntare sulla comunicazione. La viola ha un buco di quasi 10 anni, la viola campa di nome, possiamo chiamarla rendita, di ricordi, mi ricordo negli anni 90, ma caspita, ma non pensiamo sempre quando abbiamo perso la finale all'ultimo secondo col tiro di Garrett, ma basta, sono passati 20 anni da 30 allora. Anni. 30, no, 30 sto scherzando. Sono passati 20 anni, ma guardiamo avanti, bisogna puntare sulla comunicazione, una comunicazione positiva. Cosa che stanno facendo nell'ultimo periodo questa nuova dirigenza, cosa che ha fatto questo gruppo con l'entusiasmo di questo gruppo giovane viola. A proposito di entusiasmo e di capienza, questione Palazzetti, dicevamo che la Viola Reggio Calabria ha chiesto in concessione alla provincia il centro viola di Modena, il Pala Botteghella è già stato dato in concessione all'area dell'Udissa Reggio Calabria, formazione che ha partecipato al campionato di NC. E sopralluogo al Pala Ventimele, aspettando buone notizie. Si dice che i tempi saranno brevi, si parla addirittura di ottobre, questi sono soltanto dei rumors. In realtà sono dei nodi... Brevi sarebbe ottobre? E lunghi che sarebbe? No, aspetta, non hanno detto l'anno, hanno detto il mese. Ho capito. No, volevo sapere i tempi lunghi quali erano, perché se quelli brevi sono fra 6 mesi. È tutto molto complicato, anche se il Lega 2 Silver, il minimo per giocare, il minimo di capienza, sono 1000 spettatori. Dunque, il Pala Botteghella dovrebbe andare bene, anche il Centro Viola dovrebbe andare bene in qualche maniera, ricavando posti magari nel pubblico. Verso l'omologazione ci si può arrivare, verso la logistica completa di quello che può essere uno scenario degno di una Lega 2 Silver, sarebbe bello avere il Pala Pentimele. È chiaro che a quel punto serve il pubblico. Ho rivisto i video della Lega 2 l'ultimo anno di Paolo Moretti. Con Maestranzi, una squadra molto molto divertente, Tony Williams, Joe Bann, Giovanni Rugolo, German Schutt, una squadra davvero capace. Il mio mito, German Schutt, Paolo, sì, con quei capelloni lunghi. Federico Lestini, una squadra, insomma, molto molto divertente. Ha raggiunto una Joe Bann. Sì, c'erano dei vuoti catastrofici, c'erano però 500 persone. C'erano 500 persone perché era la conseguenza dell'anno precedente in cui praticamente arrivarono 1000 sconfitte e andavano a giocare i ragazzini di 15 anni e prendere carrettate di punti a Milano e a Roma. Adesso la scia sarebbe differente, cioè sarebbe poi una questione secondo me poi strategica, quella di chiudere magari con dei tendoni il secondo anello del pentimele, un po' come a Novara col pubblico finto. Guarda, sì, no, per non dare la sensazione di vuoto, perché ragazzi cioè, bisogna anche essere realisti. Cioè, a Pentimele entrano 8000 persone, 8000 persone posso le dire, fai se porti posso le dire un'eresia, posso dire un'eresia, se dovessero confermare qualche giocatore, ad esempio il mio preferito sarebbe Alessandro Piazza, dovessero confermare Alessandro Piazza, coach Ponticello, mi piace dire Ponticello quando è bello, se dovessero riconfermare, se dovessero fare dei colpi giusti di mercato, il pubblico si appassiona, non c'è bisogno, secondo me. Poi sì, sì, no, ma c'è questa continuità di entusiasmo e di risultati. La gente ormai vorrebbe il nome, ora ci siamo appassionati, non gli è venuto difficile perché è un ragazzo straordinario, ci siamo affezionati ad Alessandro Piazza, l'abbiamo premiato come miglior giocatore, teniamocelo, facciamo di tutto, partiamo da qualche pietra per poter edificare. Pentimele si può riempire poco a poco, il palato ormai del Regino lo sappiamo, è molto fine, ormai vuole Serie A e quant'altro, però cerchiamo di partire da queste basi e vediamo che il pubblico, come si è appassionato ed è venuto al Pala Botteghella, verrà anche Pentimele, la voce si spargerà. Però io concordo in pieno, lì secondo me sarebbe poi, oltre appunto alle basi da cui ripartire, ossia il coach, Piazza,
Rugolo che è qui di Reggio, Fontecchio, Sabatino, chiunque, Caprari, cioè chiunque ha meritato realmente la riconferma. Sì, sì, tutti dico, sarebbe importante magari ad esempio che Pentimele fornisse anche agli utenti dei bagni puliti, un bar fornito, i parcheggi, sicuri, cioè, attualmente perché? Stiamo parlando purtroppo del nulla, perché parliamo di un impianto chiuso, dico, potenzialmente sarebbe tutto il contorno da poter preparare e adeguare a quelle che sono le esigenze di una Serie A. Parleremo anche di basket giovanile dopo la pausa pubblicitaria. Un nuovo bar sta per aprire nella tua città. È Studio Bar. Non solo bar, ma pranzo, tramezzino, stuzzichino. Entra a far parte della catena Drink and Food Studio Bar in franchising, assicurandoti l'esclusiva per la tua città. Senza grandi investimenti puoi diventare uno di noi. Per info www.studiobar.eu o chiamaci al 335 15 00 293. Studio Bar è il tuo sogno che si realizza. Offerta finanziabile fino al 75% dell'imponibile dell'investimento a tasso agevolato dell'1%. Finalmente la soluzione a tutti i miei problemi di estetica. Livia Profumi, in grosso e dettaglio self-service, profumeria, igiene casa e persona. Prodotti per la cura e la bellezza del corpo, maquillage e profumi delle firme più ricercate, accessori moda, alta bigiotteria e pelletteria. Livia Profumi, fornitura ed arredi per profumerie, estetisti e parrucchieri. Richiedi la Fidelity Card, ti garantirai numerosi vantaggi. Livia Profumi, a Reggio Calabria, a Melito e a Pellaro. La soluzione alla tua bellezza. www.liviaprofumi.it. Chiaramente risultati anche dei campionati giovanili. Nell'Under 17 triste di sconfitte per la squadra di basket viola, sfortunata nel raduno di Tolentino, infortunio nella prima giornata per Domenico Latella, uno dei totem di Coaciracà, e sconfitta al Fulmicotone dopo un tempo supplementare contro Pistoia, dove gioca il figlio di Paolo Moretti. Subito dopo sconfitte a ripetizione, prima contro Tolentino, poi nella giornata finale contro Venezia. Carlo, bene, non benissimo, progetti per il futuro, sicuramente continuare su questa strada. Guarda, mi faccio comunque i complimenti al gruppo Under 17 della Viola, a Pasquali Racà, agli allenatori Pasquali Racà, Peppe Cotroneo e Umberto Crea. Un gruppo di ragazzi che comunque ha passato una prima fase di spareggio, poi se l'è giocata, diciamolo in questa maniera, con tre formazioni ben più blasonate. Quello, comunque, tantissimi complimenti, questi ragazzi hanno dato veramente l'anima. Io ero accanto al padre di Riccardo Franzò alla partita della Viola, che seguiva con ansia al telefono tutti gli avvicinamenti di gara 3, poi perse contro la Anche Reger, perché in gara 3 erano avanti di 12 nel terzo quarto, vincendo di 16, avrebbero passato il turno come miglior seconda. Faccio i complimenti davvero ai ragazzi. Quello che comunque, una nota un attimino così, quello che mi sarei un attimino aspettato da Pasquale, dal referente tecnico territoriale della FIP, dal coach della selezione Under 17, era un po' più di fermezza. Cioè, nelle dichiarazioni, stiamo lavorando da 3 anni, abbiamo dimostrato che anche in Calabria si può lavorare. Caspita, sei la Viola, all'interno di un centro sportivo che in Italia ce l'hanno 5-6 società, hai l'obbligo di lavorare bene, non ti puoi soltanto soffermare in 3 anni ad un titolo regionale o ad un titolo provinciale. L'entusiasmo certe volte nascondilo, cerca di essere un attimino, no, non mi sto riferendo a lui, io mi sarei comportato in questa maniera, avrei un attimino tenuto la concentrazione alta. Non è il nostro obiettivo vincere il titolo regionale, che per carità di Dio è pur sempre un titolo, ma sei porti sulla maglia un nome viola, un nome blasonato, quantomeno in Calabria, e quantomeno per quel. Mi aspettavo questo entusiasmo se lavorassi magari, che ne so, al Corrado Alvaro o alla Palestrina nella scuola elementare, ma sei la Viola, cerca comunque di lavorare su questo gruppo adesso, con un po' più magari tenerli un po' sotto, perché secondo me i ragazzi
sono suscettibili alla troppa pubblicità. Se i ragazzi si vedono troppo entusiasti, cioè quantomeno questo è il mio modo di vedere, se i ragazzi si vedono troppo entusiasmi da un titolone di giornale o da una certa dichiarazione, magari si sentono un attimino autorizzati a montarsi un po' la testa. Io onestamente tornerei a quei tempi di Gaetano Gebbia, dove praticamente due allenamenti a settimana, sferzate nelle gambe, un po' due allenamenti a settimana, forse ad agosto li fai. Al giorno, perdonami, lapsus. Nella settimana di Natale forse. Beh, ma neanche. Per carità, io i complimenti li farei a fine esperienza, così come li ho fatti o a fine carriera. No, a fine esperienza. Però dopo Carlo, invece, cosa ne pensi del titolo Under 15 per Castrovillari? Una formazione che ha fatto reclutamento, allora, zona, Tortora, Scalea, allora, anche zone montane. Per questo io ho entusiasmo, perché il Pollino Castrovillari ha lavorato bene su quei pochi elementi che aveva, l'allenatore ha avuto l'intelligenza, bene, che cosa c'ho davanti? Ho questi ragazzi, cosa posso sviluppare con questi ragazzi? E ha portato avanti i termini. Molti si lamentano che abbia fatto Under 15 zona 2-3 piomba per 40 minuti, fatta anche male tra l'altro, però ha vinto un titolo regionale, ha avuto l'intelligenza di capire quali erano i limiti dei suoi ragazzi, di lavorare per cercare di migliorarli. Allora, per il Pollino, piccola realtà calabrese, allora sì, l'entusiasmo ce l'ho tantissimo, mi fa tantissimo piacere quello che il risultato che hanno ottenuto, battendo anche la ben più blasonata Catanzaro. Ragazzi, il nostro speciale nell'Arancio chiaramente saluta i giocatori che purtroppo non abbiamo potuto ancora contattare, ci proveremo nelle prossime settimane. Sto parlando del capitano Marco Caprari, di Giovanni Rugolo, Ricci Fabbi Germani e Luca Fontecchio, che abbiamo già avuto ospite settimana scorsa. Chiaramente sarà un'estate molto molto intensa, chissà, ritorneremo alle sinergie, agli accordi tra squadre, chi si accorda con chi, dove andrà a giocare il miglior giovane, quali palazzette avremo a disposizione. Queste sono chiaramente le domande che vanno ad aprire l'estate cestistica. Nel frattempo gli appuntamenti non finiscono qui. Domenica Catanzaro gioca il semifinale di playoff, la prima contro il Cireale. Sabato invece, prima di finale playoff in C regionale calabrese, a Cosenza la Nertos di coach Arigliano sfida il Villa San Giovanni di coach D'Attola. Gli altri campionati sono chiusi o quasi, c'è la C femminile e la finale fantasma. Sì, giocheranno il 14 agosto, presumibilmente inizieranno a fare questa battaglia. All'Oasi. In spiaggia. Salutiamo Alessandra che ci segue. Salutiamo Alessandra, certamente. Salutiamo Gioacchino Granata. Un saluto a tutti, alla prossima. Il dominatore delle serate di Reggio e dintorni, ragazzi. Carlo Vedere, buonasera. Ciao a tutti. Da Giovanni Mafrici è veramente tutto, con il nostro speciale Viola con Touring Basket, a mercoledì prossimo.